Il luogo in cui molto probabilmente l'intelligenza emotiva conosce i suoi minimi storici è la relazione di coppia. Spesso, durante le discussioni, i comportamenti dei due partner sono tali da essere riconducibili ad un quadro più di atteggiamenti reattivi che di comportamenti proattivi. Allora, l'intelligenza emotiva, quello che ci insegna, spiegano come si può pensare di organizzare opportunamente una risposta anche in situazioni di stress emotivo affinché le discussioni non diventino degli alterchi talmente accesi da sconvolgere i partecipanti e portare a dire cose che poi in fondo non si pensano. Se ognuno di noi penserà un attimo alla propria situazione, sarà abbastanza comune l'esperienza che adesso vi porto in questo quesito, molto semplice, anche molto divertente, e in cui in molti si potranno rivedere. Allora immaginiamo questa situazione, immaginiamola, ecco, solo ipoteticamente. Una discussione con il vostro partner è degenerata in alterco. Siete entrambi sconvolti e nel calore del litigio cominciate tutti e due a farvi accuse personali a cui non credete davvero. Qual è la cosa migliore da fare? 1. Concordare una pausa di 20 minuti prima di continuare a discutere. 2. Tacere qualunque cosa dica il vostro partner. 3. Scusarsi e chiedere al vostro partner di fare lo stesso. 4. Fermarvi un momento, raccogliere i pensieri e riformulare la vostra versione di fatti il più precisamente possibile. Ora, in genere la risposta numero 2 è quella che scelgono gli uomini. La donna chiede di essere ascoltata e quindi compresa, l'uomo ritiene di trovare una soluzione più sul piano logico-razionale e all'improvviso quando si sente riversare delle accuse tace, quindi questo non fa altro che alimentare una discussione che poi alla fine si ripresenterà nelle discussioni anche successive come stilema comportamentale dei due coniugi. In realtà esiste un modo per venire a capo di discussioni anche difficili. Certamente non è la risposta numero 4, perché fermarsi e raccogliere i pensieri, ecco, è una scelta un po' troppo razionale per gestire un momento in cui in realtà è l'irrazionalità a governare la situazione. Allora questa, che vi faccio vedere adesso al video, è la risposta che viene considerata quella emotivamente più intelligente dagli esperti di mente e cervello nel numero di luglio-agosto 2006. La numero 1, cioè concordare una pausa di 20 minuti. Via via infatti che la discussione si fa più intensa, lo stesso accade alle risposte fisiologiche del sistema nervoso, al punto che serviranno almeno 20 minuti per liberare il corpo dalle emozioni di rabbia ed eccitabilità. Quasi certamente qualunque altro modo di agire aggraverà una situazione già tesa e fuori controllo. Situazione dunque molto comune, in cui la maggior parte delle persone si sarà trovata almeno una volta, con la certezza che quasi nessuno avrà scelto il comportamento emotivamente più intelligente, perché se infatti da un certo punto di vista sul piano teorico è immaginabile, ipotizzabile che qualcuno scelga l'opzione 1, all'atto pratico diventa sempre tutto un poco più difficile. Ma certo che questa indicazione è utile anche per regolarsi, ecco, rispetto alla futura discussione, alle future discussioni che potranno verificarsi all'interno della coppia, ma anche nelle relazioni d'amicizia.